Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su FIFA 17. Allora, ci eravamo lasciati qua, in attesa di iniziare subito questo big match contro il Chelsea, laggiù allo Stamford Bridge. Però prima di iniziare, due cosette per chi magari non si ricordasse o chi non avesse visto il video precedente. Allora, questo sarà, diciamo, l'ultimo video per quanto riguarda questa stagione, perché siamo a maggio e mancano 4 partite. E questa è la situazione attuale in classifica. Come già dissi nel finale del precedente video, siamo quarti, abbiamo 4 punti dalla quinta e addirittura la quinta ha una partita in più, quindi se dovessimo vincere una partita, questa partita qua la vedo difficile, però non impossibile, addirittura possiamo andare a 7 punti di vantaggio con, se metti caso, dovessimo vincere, con 3 partite rimanenti, quindi poi ne basterebbe vincere una. E inoltre, volendo, se vinciamo questa qua, possiamo addirittura scavalcare la terza, che è Tottenham, che ha solamente un punto a noi, ma anche quest'ultima ha una partita in più. Quindi diciamo che abbiamo una grossa possibilità di diciamo mettere una grossa impronta sulla classifica. Guardiamo un po' come va. Io direi di iniziare subito. Per quanto riguarda la forma, insomma, chi gioca, bla bla bla, siamo messi bene. Ok, iniziamo. Ci siamo, battiamo il calcio inizio noi e come dico sempre, perché è la verità fra l'altro, la partita inizia. E questo è rigore, eh? Ho sentito proprio il tac, la vibrazione del giocatore che è stato preso alla gamba, l'ha preso Calescione. Comunque ragazzi, ho cambiato il rigorista, ho messo Gabigol, guardiamo se almeno lui fa go. Eccolo lì! Gabigol non sbaglia, 1-0 dopo 11 minuti e mezzo. Rimaniamo calmi però perché siamo all'inizio e giochiamo contro il Chelsea. Fra l'altro c'è fuori Asa, che come sapete per me non so come mai, anche se è solo un gioco, diciamo che fa differenze, ecco. Vai, bordaci, boh, aperto bocca, 1-1, chi è? Diego Costa? Mi pare proprio di sì. Eccoci, vedete? Siamo calmi, che la partita è molto lunga. Boh, si è fatta anticipare in maniera clamorosa. Poi ta, che non è male. Boia. Quanto c'ha di te, colpo di testa, insomma, Diego Costa. Poi. Vai, Tielemans. Tielemans! Mamma mia! Courtois immobile! La mette alle spalle del portiere. Bella roba, De Bon. 10 minuti, 3 gol si è visto. Zotta clamorosa della difesa, zeppezze, boh, una botta di Tielemans. Courtois immobile, Courtois, eh. Non so se avete capito, Courtois. Witzel, niente, volevo provare così, magari la prendeva meglio. Nada. Finisce così il primo tempo, un bel 2-1 meritato, sì. Non alla grande, però meritato. Però come ho detto, già quando abbiamo fatto il gol prima di prenderlo, occhio, sì, giustamente, godiamoci il vantaggio, però stiamo attenti perché comunque si gioca contro il Chelsea. Quindi manca sempre un tempo, stiamo attenti, eh. Per ora meno male siamo in vantaggio. Ma che culo! No! Deo, non si può avere tutto il culo, Deo. Metà e metà. Cambio, allora... Ho visto, sì, infatti, Tielemans è un po' stanchino. A fine primo tempo mi direi di fare qualche cambio per farlo un po' riposare. Prendetemi per pazzo, ma tolgo Calescione per mettere Cerny e farlo un po' riposare. E poi metto, insomma, il classico cambio. Levo Vizia per metto Martei. Vai! Martin! Odegaard! Appena entrato, come spesso, non sempre, spesso fa, la butta dentro. E andiamo, di bello, di 3-1. Dembélé! Di potenza! Traversa tutto, traversa terra. Non lo so nemmeno io. Comunque, 4-1, mamma mia partita, di. Mamma mia partita. Qui un po' di culo, onestamente parlando, però... Traversa terra. E andiamo, de 4-1. Belli bimbi, de. E andiamo, de 4-1. Super vittoria, super partita.
Bravi bimbi, mi siete proprio garbati. Bene, sono stracontento. Fra l'altro si inizia il video a bomba. E, cosa più importante, le ipotesi, diciamo, no, che avevo fatto per quanto riguarda la classifica, se vinceva bla bla bla, si sono avverate. Sono vere, via, tra virgolette, adesso. Bene. Quindi guardiamo un po', ragazzi, siamo terzi. Eh sì. Però addirittura si può anche arrivare a secondi. No, non lo so se si arriva a secondi. Però resta il fatto che siamo a. Voglio esagerare. Siamo a 3 punti dalla seconda. Che però, che è proprio Chelsea, che però è una partita in più di noi. Quindi, boh. Eccoci qua. Seconda partita in casa contro West Ham. Io direi di provare a fare un po' di turnover per far giocare un po' tutti. Tra l'altro, tanto mi vengono i messaggini. Mister, mi fai giocare per favore? No, per di. Comunque, la vediamo un po'. Allora, si fa. Mettiamo sì. Mbappé al posto di Ta. Castagne al posto di Bellerin. Lo so che rischio, perché magari poi voglio fare lo sbronero per un'imbarcata assurda. Comunque, a Martè al posto di Witzel. Odegaard al posto di Tielemans. E Czerny al posto di Dembélé. Vai così. Comunque, non so se avete notato, ho cambiato il discorso capitano. Che in un video mi ricordo male. Dissi. Che era Vizio, non mi garbava, era il capitano di Donnarumma, portiere giovane, mi garbava così. Battono il calcio, inizio l'avversario stavolta e la partita inizia. Dai, bella palla. Vai uno, due, buono te. Vai, vai, che lescione, vai, maledetta la miseria, te. Non c'è verso di fani fa gol. Eccolo lì invece! Che lecione! 1-0! Più o meno dopo 22 minuti! E andiamone di testa! Oh, fa più gol di testa e di piedi! Era quello il suo forte? No, vabbè! Meno male, dai! 1-0! Bene così! Attenzione, castagna! Niente, così! Proprio sullo scadere, allo scadere del primo tempo! Comunque, 1-0! Andiamo nell'intervallo! In vantaggio, meritato vantaggio. Oh, cerchiamo di tenerlo. Il 1 se voglio dire, non so poi dalle registrazioni come sarà, come si vedrà. Il fatto che giocando con i colori che io ho, diciamo, del televisore, PlayStation, quello che vi pare, quando si gioca nella zona, nella parte, diciamo, dove c'è l'ombra, io ve lo giuro, vedo difficilmente la differenza fra le maglie. Quindi c'è anche questa difficoltà per me. Al sole no, nella parte, diciamo, alta dove c'è il sole no. Qui sì, io non so se è un'ombra, se no, se vedo solo io, la vedono tutti, eh. Se il fatto è che mi riesce ancora di più difficile, già vado un po' a caso. Si prova di V con Gabigol, vediamo cosa viene fuori, eh. Bello, un bel tiro. Comunque, approfitto di questa pausa, tra virgolette, perché sono riuscito per fare un cambio. Allora, Odegaard, come sempre, è stanco morto. E metto Tielemans al suo posto. E poi, anche se non è il suo ruolo ideale, per far invece riposare un po' Williams, levo Williams e metto Bellerino. Mamma mia, bravo Ciccio, te. Attento, soprattutto, no, che zotta. Mamma mia, che zotta avevo fatto, sinceramente. No, si leva. Non vedo nulla, non vedo niente, non vedo niente, infatti. Non capisco più niente, non capisco nulla, ve lo giuro, come vi ho detto a fine primo, anzi, inizio secondo tempo. Non vedo niente. 1-1, porca miseria, non ci voleva una sega questo qui. Sì, addirittura! Dai, 2-1, ma vaffanculo. No, vabbè. Che cazzo però, sì, no, devo dire. Dai, ma dimmi te, da vincere 1-0 a perdere 2-1, sì. Dai, ecco. Forse a seconda, poi bisogna vedere cosa ha fatto il Manchester. O comunque la quinta. A seconda di cosa aveva fatto, infatti ha vinto. Ci si poteva qualificare, cioè avere la certezza, la matematica per quanto riguarda la Champions League, l'avere un posto in Champions League. Magari era ci sa anche. Guardiamo un po'. No, una sega, non ci sa per niente. Siamo tornati avanti. Perché il Tottenham ha vinto, il Chelsea addirittura va pareggiato, quindi si vinceva proprio bimbi. Si era qualificati praticamente. Invece no, bisogna giocare contro questa.
Se si vince, sì, siamo qualificati matematicamente. Se si perde, si pareggia, no. Eccoci qua, andiamo a fare quella che potrebbe essere la partita che ci consentirà, se vinta, di ottenere matematicamente il posto in, anzi, in un posto, almeno il quarto posto in Champions League per quanto riguarda la classifica, chiaramente. Ok, ci siamo più o meno, sì, siamo quasi al 100% della forma. Direi di iniziare a giocare, anzi, faccio un cambio, metto Mbemba al posto di Zuma, vai. Iniziamo, battiamo il calcio noi e la partita inizia. Gioca anche notturna, guarda, meno male, si gioca in casa, ma non c'è quel discorso di prima dell'ombra, bla bla bla. Quindi ora se perdo, perdo proprio bene. Vai, Capigol! Non ci credo, va che le show! Madonna santa, tiri di merda! Finisce il primo tempo, 0-0, poche occasioni, diciamo, soprattutto più che poche occasioni, soprattutto pochi tiri in porta, anzi direi quasi niente. Boh, vediamo un po' il secondo tempo come andrà. È buona! No! Cosa ha fatto Valdés? Porca miseria, di. Vai! Eccolo! Dembele 1-0 e andiamo di al 67esimo. Bello, di sinistra. Valdés immobile, una pietra. Bene così. Guarda, faccio anche un cambio, insomma, un cambio, qualche cambio. No, cosa vuol dire che lascione col cerotto? Vabbè. Mettiamo Cerny al posto di Crescione, poi si mette Odegaard al posto di Bailey e poi Classio. Ciao Witzel, benvenuto a Martei. Attenzione! Mamma mia, fuori. Qui si era fatto un po' una cappellata, si possa usare questo termine. Attenzione Odegaard, non si sa dove andava, se ne andava fuori per tiro. Comunque sempre buona, a regola. Andiamo un po'. Vai, Odegaard, riprovaci. No, era fuori, clamorosamente. Dai che siamo nei minuti di recupero che manca poco. Non sbagliamo ora, eh. Dai, si guarda insieme questa fine. Cioè, come va a finire. Dai, che regola, oh. E andiamo, a regola dovremmo essere qualificati per la Champions League. Vedo loro che fanno sì. Cosa vuol dire? Che ce l'abbiamo fatta? Ho visto la panchina venire fuori e sì, sinceramente non l'ho mai vista. A regola sì. A regola sì. Guardiamo un po' però, sai, magari ho sbagliato qualcosa io a livello di calcoli, guardiamo. Fai vedere. A regola, ci sono 4 punti di distacco dalla quinta che è lo United e manca una partita. Quindi a regola, ragazzi, lo posso dire. Siamo in Champions League. E andiamo di. Via, ora andiamo a fare l'ultima partita, si guarda un po'. Sai cosa? Di qualificarci non quarti ma bensì terzi o anche se non credo secondi. Perché a regola se no ci sono i famosi playoff di Champions League. Che è meglio evitarli se possibile. Comunque che Lescione si è fatto male per 3 settimane. Era meglio che non accadesse una serie del genere. Però per nostra tra virgolette fortuna ciò è successo proprio nelle ultime fasi del campionato. Quindi bene o male salta sulla vesta. Speriamo che possiamo farne anche almeno per questa partita qua. Comunque, dicevo prima, a regola ci sono i playoff, no? Di Champions League e Serie B quarto. Terzo non lo so, sinceramente. Scusatemi se sono ignorante, ma sinceramente su questo, per quanto riguarda il discorso Champions League in Inghilterra, non ne sono così aggiornato, ecco. So però a regola che l'ultima che si qualifica a regola fa i playoff di Champions League. Non so se il discorso vale anche per la terza per quanto riguarda in Inghilterra. Vabbè, comunque noi giochiamo questa e poi vediamo un po' come andranno le cose. L'importante è che comunque siamo qualificati per la Champions League, almeno per i playoff, insomma. Iniziamo quest'ultima partita. Allora, vediamo un po' per quanto riguarda il discorso maglia come siamo messi. Mamma mia, ci si pisce una siega. Ma tentiamo, sì. Allora,
con Kelechan rotto, c'è da fare che cambia in attacco, quindi si mette Czerny chiaramente al posto di Gale o Guile, perché non mi capito come si chiama. Poi si fa già a Martial al posto di Witzel. No, la difesa rimane così. No, direi che va bene così. Iniziamo. Battono gli avversari, l'ultimo calcio d'inizio di questa stagione per quanto riguarda chiaramente le nostre partite. Via, la partita iniziale. Speriamo bene, bimbi, cerchiamo veramente di concludere non solamente il video ma la stagione in bellezza e speriamo che anche le altre facciano magari qualcosa di quel tale che basta a noi per qualificarci una posizione più alta in classifica. Attenzione, Yuri! Tielemans! La sblocca lui, 1-0, dopo poco meno di 8 minuti. Bene così, inizio sprint, diciamo. Però è lunga, come appena detto siamo solamente all'inizio, quindi cerchiamo di stare attenti, però bene così. Attenzione, buono, tiraccio, Donnarumma la fa sua facilmente. Attenzione, Gabigol, così, però la regola è fallo. Sì, buono. Attenzione, va Tielemans, guardiamo. Mamma mia, signori. Ma come mai così? Vabbè, si rimane sul risultato di 1-0. Mamma mia! Mamma mia! È go e fuori gioco, probabilmente è go. Porca miseria, di. Boh, ha fatto 2 miracoli, Donnarumma. Però poi, di. Alla terza. Certo si è preso go proprio allo scadere del primo tempo, maledetta la miseria. Vai, ora finisce, infatti. Insomma, finisce appunto così il primo tempo, peccato, abbiamo preso gol sul finale, 1-1. Diciamo che però è una partita non tanto fattibile, abbastanza divertente, sono abbastanza occasioni. Speriamo di riuscire a trovare un'altra volta in vantaggio nel secondo tempo. Va Gabigol, vai lì! Va Club! Czerny! Ci riporta in vantaggio, anche adesso, dopo pochi minuti. Dal fischio d'inizio, in questo caso scusate, del secondo tempo. Bene così. 2-1. E cerchiamo di tenerlo almeno stavolta. Cambio. Non so quando entreranno perché deve uscire il pallone comunque. Levo Tielemans che è stanco e mette Odegaard. Poi faccio questa cosa qua anche se non è correttissima. E poi faccio giocare Mbemba al posto di Sa, che è un po' stanchino così, tanto per fare il terzo cambio. Mamma mia, è uscito di poco. Ho detto va, era va dentro, fanno il gol del 2-2. Meno male mi sono sbagliato. Mamma mia, Czerny, porca miseria. Vabbè, è già tanto che si sia girato e abbia fatto un tiro così. Che uno di solito quando si gira tira anche proprio male a livello anche di potenza. Però se si girava meglio, addirittura forse poteva fare gol e chiudevamo la partita definitivamente. No, 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 invece sì. Maledetta la miseria di. Porca pi. Vabbè, facciamo sta. Finisce così, 2-2. Un'altra volta si è preso gol sul finale. Via, speriamo che quell'altro ne abbiano fatto i risultati tali da. No, il Chelsea di Bono, se si vinceva si poteva superare. Maledetta la miseria. Ma mi pare, vediamo un po'. No, siamo arrivati terzi alla fine. Bono, non male. Peccato perché addirittura potevamo arrivare secondi. Però non male, siamo arrivati terzi. Mi pare che la classifica fosse diversa, cioè sì, eravamo terzi, però c'aveva il Chelsea sopra e il Tottenham sotto. Oh, quarti non siamo arrivati. Mi pare fosse sì, lo sai. Vabbè, vedremo poi il prossimo anno come siamo messi. Comunque, ragazzi, per quanto riguarda questa stagione, controllo più sicurezza. A regola sì, tutte le partite che c'è da fare le abbiamo fatte. Quindi non mi resta che salutarvi e niente, diciamo, non mi resta anche che aspettarvi all'inizio della prossima, ovvero con luglio, con il calciomercato estivo. Quindi detto questo, niente, ci vediamo poi a luglio, nel frattempo procedo, chiaramente ci vado già da solo. E boh, speriamo bene.
Speriamo di ingaggiare qualcuno di importante che possa migliorare la squadra e di vendere qualcuno magari in maniera redditizia, via, tanto per capirci. Ovvia, detto questo, niente, la stagione si conclude qui, appunto a livello classifica, sono molto contento perché in un anno siamo arrivati subito in Champions League e se la giocavamo meglio, addirittura secondo me potevamo addirittura vincere il campionato, ciò non è successo, speriamo possa succedere questa cosa qua nella prossima stagione e niente, questo è quanto. Quindi la prossima stagione sarà anche più complicata a livello di stanchezza perché giocheremo appunto in Champions League, abbiamo anche una competizione in più, ovvero quest'ultima. E basta, basta, arrivo alla conclusione perché sto parlando troppo. Quindi detto questo, arrivo alle vere e proprie conclusioni. Quindi in primis vi ringrazio per la visualizzazione e poi vi ricordo di mettere barra fare se volete queste tre cose, ovvero mettete un bel mi piace al video, condividetelo. Ma soprattutto iscrivetevi al canale, così potrete rimanere aggiornati su tutti i video di questa serie qua, ma non solo. Via, vi aspetto nel prossimo episodio. Ciao!